Buongiorno a tutti cari amici del canale, eccoci qua per un nuovo appuntamento. AndreaCostaGallery.com, canale YouTube e sito internet. Vi porterò in una nuova gita, in una nuova escursione fotografica. Sono partito da casa, è domenica pomeriggio, però l'orario non è dei migliori, nel senso che fotograficamente inizia ad essere l'orario giusto, nel senso che siamo verso le 3 del pomeriggio, per cui ora che arriverò alla location la condizione di luce sarà quella ottimale. Però sicuramente non potrò fare un'escursione particolarmente lunga perché chiaramente non siamo di mattina. Seguitemi, vi porterò a Misurina, vi farò fare qualche piccolo assaggio di quello che è l'inverno, appena nevicato, e andrò a fare qualche fotografia in Val Marzon e nelle valli limitrofe. Seguitemi fino alla fine, iscrivetevi al canale se questi video vi interessano e mettete un like e commentate il video. Qui ha appena nevicato e c'è diversa neve sul manto stradale. La strada è completamente ghiacciata, però sono riuscito a raggiungere lo stesso questa location incredibilmente suggestiva grazie al mio 4x4. Guardate la strada com'è, ma soprattutto guardate lì sullo sfondo le magnifiche tre cime di Lavaredo. Guardate che bella che è questa luce qui che arriva da ovest, siamo al tramonto, e va a lambire quegli alberi in lontananza. Fantastico! Guardate come sono imponenti quelle rocce. Siamo nei pressi delle Tre Cime di Lavaredo, nel comune di Auronzo di Cadore, e questa è una location fantastica. Guardatele lì, sembrano quasi pronte per aspettarci. Qui la valle si apre in un modo incredibile. Guardate la luce del sole come va a pennellare quella montagna, e nello sfondo quel massiccio di roccia veramente maestoso. Fantastico. Cari amici del canale, in questo momento sono circa 7 gradi sotto lo zero, però devo dire che si sta molto bene perché il clima è sì fresco ma non è umido, per cui le condizioni climatiche sono ottimali per fare una bellissima passeggiata e un'escursione in montagna. Ha nevicato questa notte, per cui ci sono circa 7-8 cm di neve su tutto il manto stradale e anche nel sottobosco. Comunque partiamo, non dilunghiamoci oltre. Nella giornata di oggi vi porterò con me a fare qualche fotografia. Siamo nei pressi delle Tre Cime di Lavaredo e ora ci dirigiamo proprio sotto di esse per vedere se riusciamo ad effettuare qualche scatto fotografico interessante. Ora provo a realizzare uno scatto fotografico di questa porzione di paesaggio. Lo scatto non è semplicissimo perché c'è abbastanza contrasto di luci, ci sono delle parti dell'immagine molto illuminate, che sono le parti baciate dal sole nella roccia, e delle parti più scure nel sottobosco, quindi nella parte più bassa della fotografia. Vediamo quello che riesco a realizzare. Dovrò riuscire a mantenere in gamma tutte le tonalità di luci all'interno della foto. Ecco, qui il sottobosco è particolarmente suggestivo perché, avendo appena nevicato, appena ci si addentra nella foresta, come potete vedere, abbiamo delle zone che sono state toccate dalla neve e delle zone dove si può ancora notare il muschio e l'erba. È veramente molto molto bello. Adesso io provo ad addentrarmi e vedo se riesco a fare qualche scatto ravvicinato di questa meraviglia. Guardate che bello che è. Abbiamo tutti questi micro cespugli che sono stati accarezzati dalla neve, ma una neve soffice, morbida, quasi quasi che non voglia disturbare il sottobosco. Guardate che bello, qui veramente è fantastico. Ora faccio una fotografia e ve la metto subito nel video. Commentate per cortesia e ditemi di questa fotografia quello che pensate.
Sono circa le 3:30 del pomeriggio e la passeggiata che sto effettuando la sto facendo veramente in una location incredibile. Guardate che bosco meraviglioso che c'è alle mie spalle. Qui si resta sbalorditi ed attratti da questo paesaggio magnifico, ogni passo che si compie. Veramente un grandissimo privilegio per me poter essere qui oggi a fare qualche fotografia. Non vi nascondo che fa un po' freddo, perché la temperatura inizia ad essere rigida, il sole sta calando e in questo momento credo che ci siano dai meno 8 ai meno 9, perché rispetto alla parte iniziale del video è passata una mezz'oretta e la temperatura è sensibilmente calata. Ora provo ad addentrarmi nel bosco e vediamo dove arrivo. Qua c'è una bellissima porzione di paesaggio, qui vi faccio vedere, guardate, questo sottobosco qui è veramente fenomenale, anzi, entriamoci assieme perché credo meriti. Guardate, io sto passeggiando praticamente sul muschio, qui c'è parecchia neve e qui invece, come potete vedere dal video, la neve non c'è, o ce n'è se non altro molto meno. Guardate che bello. Qui sembra veramente una favola. Guardate questo manto erboso, incredibile, molto bello. Guardate che muschio favoloso. Ci sono dei colori pazzeschi. Devo dire che questo qua è veramente è un tappeto. Anche camminando sembra veramente di essere sospesi nel vuoto. Bellissimo, guardate. Che ambientazione, e poi guardate che cortecce meravigliose. Qui abbiamo dei colori incredibili, abbiamo tantissime tonalità diverse che chi ama la pittura o ha la sensibilità ai colori riesce a intravedere. Beh, come dico sempre, non c'è solo il verde nel bosco, ma ci sono mille tonalità diverse di verdi, più chiari, più scuri, più o meno colorate e più o meno ricche di giallo, di blu o di altri colori che si mescolano tra di loro. Guardate che meraviglia questo bosco. Ora mi fermo e faccio la fotografia a qualche particolare. Guardate che bella questa creatura che si è inserita in questo tronco di questo piccolo abete. Qui ogni passo che facciamo scopriamo delle meraviglie. Guardate quel che resta di questo tronco che è stato tagliato, come è popolato da dei microcosmi incredibili. Adesso provo a farci una bella fotografia perché è una porzione di paesaggio nel paesaggio, quindi una sorta di microcosmo che vive all'interno del bosco. Poi guardate qui come cresce questo muschio e si arrampica la corteccia, perché questo sì è un albero tagliato, ma in realtà è ancora vivo, nel senso che dà vita ad altri esseri viventi. Fantastico. Ora mi sposto di nuovo, esco da questo bosco e provo a cambiare location. Vediamo dove mi portano le emozioni, perché qui veramente c'è da perdersi. Seguitemi. Cari amici del canale, ora mi sono spostato e sono in un altro luogo fortemente suggestivo. Guardate che montagne imponenti, ancora toccate sulla loro sommità dal sole che sta tramontando, e questa meravigliosa distesa di bianco. Guardate, c'è un silenzio incredibile, l'unica cosa che si sente è il rumore del fiume che scorre in quella direzione.
e lo scricchiolare della neve sotto i miei piedi. Guardate che meraviglia. Qui veramente il paesaggio è fantastico. Ora proverò a realizzare alcuni scatti fotografici perché in quella direzione, guardate, lì così c'è ancora il sole che tocca le montagne, per cui vediamo un po' quello che riesco a realizzare. Sicuramente la temperatura mette alla prova il visitatore, però vi posso garantire che ne vale assolutamente la pena. Qui ci sono tantissime baite e si sente anche il profumo della stufa a legna che qualcuno ha acceso per riscaldare il proprio ambiente all'interno dell'abitazione. Nel video di sabato scorso vi raccontavo dell'importanza della luce in fotografia, e cioè andare a cogliere quei momenti del tramonto, dell'alba, che rendono le fotografie e le immagini molto più suggestive. Beh, adesso vi faccio vedere a che cosa mi riferivo mentre dicevo quello che vi dicevo. Ora vi farò vedere due catene montuose incredibili che sono baciate dal sole al tramonto. Lasciatemi un commento e ditemi quello che pensate. Vi faccio vedere, ora faccio uno scatto a questa meraviglia. Guardate davanti a me quello che riescono a vedere i miei occhi. Giro la telecamera. Guardate, questa è magia pura. Faccio uno scatto e arrivo subito da voi. Guardate che condizioni di luce perfette, ideali per andare a fare una bellissima fotografia a quella montagna meravigliosa che è il Cristallo. Guardate che colori, veramente incredibile. Davanti a me, Sua Maestà, il Serapis, l'altare della patria. Guardate il sole come va ad accarezzare quelle montagne. Il colore è incredibile, c'è un'ocra gialla mescolato ad un rosa tenue che va veramente a dipingere le cime di quelle montagne molto molto belle. Ora provo a fare uno scatto e vediamo se riesco a ricreare l'atmosfera che stanno assaporando i miei occhi. Come potete vedere, in questo momento siamo a 9 gradi sotto zero e questa è la strada che sto percorrendo. Ora devo rincasare perché le condizioni di luce ormai non sono più ottimali e inizia ad essere tardi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like e iscrivetevi al canale. Vi do appuntamento a sabato prossimo per un prossimo video e se vi incuriosiscono questi contenuti andate sul mio sito andreacostagallery.com per eventuali ulteriori approfondimenti. Lì troverete tutte le fotografie in alta risoluzione e la descrizione dei percorsi che ho effettuato durante questi miei trekking fotografici. Seguitemi su Instagram se volete restare sempre aggiornati. Lì posterò le foto nell'immediato delle varie escursioni che faccio e che realizzo. Ogni sabato un video, andreacostagallery.com. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti!